Un semplice telecomando per aprire i cancelli elettrici che serviva in realtà a disattivare e all'occorrenza riattivare il cronotachigrafo, lo strumento installato su tutti i mezzi pesanti che registra i tempi di guida dei camionisti. Dall'inizio dell'anno sono già quattro gli autotrasportatori scoperti dalla Polizia Stradale di Treviso che erano muniti di questo nuovo marchingegno, creato proprio per ingannare i controlli delle forze dell'ordine. Due casi di questo genere sono stati riscontrati a Nervesa negli ultimi 2 giorni, sempre lungo via Montello. Ad essere scoperti dalla Polstrada un camionista catanese di 29 anni che trasportava prodotti alimentari per conto di una ditta di Messina ed un 53enne romeno che viaggiava invece con il suo mezzo semivuoto. Per entrambi è scattata una multa di 1.700 euro, il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti dalla stessa. E abbiamo riscontrato, insomma, un aumento di questo fenomeno. Tra l'altro, insomma, si stanno anche evolvendo dal punto di vista tecnologico perché usano strumenti sempre più sofisticati. L'ultimo che abbiamo sequestrato è un telecomando, insomma, collegato a un dispositivo che attivava o bloccava la registrazione dei tempi di guida e riposo. Beh, indubbiamente la normativa sui tempi di guida e riposo è una normativa sociale proprio volta a prevenire gli incidenti sul lavoro per il trasportatore e ovviamente a tutelare la sicurezza della circolazione, perché chiaramente l'incidente del mezzo pesante, sappiamo tutti quali conseguenze può avere, quindi l'utilizzo di questi strumenti indubbiamente crea un grosso pericolo per la circolazione.